Un trentenne è stato arrestato dai carabinieri di Sesto San Giovanni dopo che l'uomo ha aggredito i nonni e la madre pretendendo il denaro per comprare la droga. È accusato di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. È ripresa solo nel primo pomeriggio la circolazione dei treni della linea rossa della metropolitana milanese tra le stazioni di Gambara e Bisceglie. Il transito era stato sospeso a causa dell'incendio di un mezzo per la manutenzione dei binari, notevoli disagi per gli utenti. È stato denunciato per maltrattamento verso gli animali il responsabile di un capannone di Tribiano che teneva due cani meticci senza né acqua né cibo in mezzo a rifiuti e lattine vuote di ogni genere. I due cani feriti sono stati sequestrati ed ora si trovano al servizio veterinario dell'ASL di Milano 2. Le condizioni delle due povere bestie erano state segnalate da numerosi cittadini. È stato condannato dal Tribunale di Cremona a 6 mesi di carcere il cremasco di 44 anni che ha aggredito un coetaneo romeno. Il fatto è avvenuto a Palazzo Pignano. Il romeno ha dovuto far ricorso alle cure dei medici dell'ospedale di Crema. Sul posto i carabinieri di Pandino. Prima seduta dell'Assemblea dei Sindaci della provincia di Lodi. Giovedì pomeriggio, nella sala dei comuni di Via Fanfulla, il nuovo organismo consultivo si ritroverà per approvare lo statuto della provincia. Si discuterà poi un ordine del giorno sulla vendita della società Bellisolina, in deficit da tempo. La situazione per le aziende agricole resta ancora molto fluida, l'ha ribadito a Lodi il presidente interprovinciale di Confagricoltura Antonio Boselli. Nella sede dell'associazione in Via Agello si è parlato in particolare di soia e oleaginose. È stata l'occasione per presentare l'Associazione Nazionale Bieticoltori che opera ora nel settore della commercializzazione di mais, soia e oleaginose, ribadite la necessità di aggregare i produttori agricoli. In occasione della giornata della memoria, il Cinema Filo di Cremona ha organizzato una rassegna cinematografica sul tema della memoria storica. 6 sono le pellicole che verranno proiettate tra gennaio e maggio. Si comincia domani con il film Storia di una ladra di libri, 2 le proiezioni alle 16 e alle 21. Infortunio sul lavoro questa mattina alla Toscana Gomme di Via Cavalieri di Vittorio Veneto a Robbio. Un operaio di 21 anni è rimasto intrappolato in un macchinario. Subito soccorso è stato portato all'ospedale di Vercelli in gravi condizioni. Sul posto carabinieri e tecnici dell'ASL per le verifiche del caso.